Abbiamo con noi Giancarlo Bassi. Ecco, com'è la ripresa economica dal punto di vista dei centri commerciali? I centri commerciali in questi anni sono quelli che hanno subito per ultimo la crisi economica che stiamo vivendo, perché prima abbiamo avuto un intervento sulla finanza, poi l'abbiamo avuta sulla parte economica. Noi in effetti dal punto di vista commerciale avvertivamo poco l'evento di questa crisi. Quando è arrivata a noi è evidente che aveva percorso tutto il tragitto. Oggi noi siamo ancora perennemente, avvertiamo questa mancanza di liquidità, mancanza di disponibilità che le famiglie, che le persone normali, ma anche abbienti hanno. L'avvertiamo perché mentre la finanza ha fatto ancora tutte le sue scorribande, è la parte industriale che non ha più ripreso. Parte industriale vuol dire mancanza di posti di lavoro, mancanza di posti di lavoro vuol dire grande preoccupazione, automaticamente siamo arrivati ai giorni nostri. Noi, io nonostante abbia la fortuna di presiedere un centro commerciale come Orio Center che ha circa più di 10 milioni di visitatori all'anno, abbiamo un aeroporto di fronte che è diventato il terzo d'Italia, nonostante questo vediamo, abbiamo grandi presenze, ma mentre per anni e anni e anni abbiamo sempre aumentato sia presenze che fatturato, oggi, come dico in gergo, battiamo in testa, cioè ci siamo fermati lì, stiamo consolidando le nostre presenze e i nostri fatturati, però questo non depone a favore del presente e soprattutto del futuro. Quando si parla di ripresa economica si parla di occasioni per la nostra economia, quindi l'Expo è la più importante occasione che avremo nei prossimi anni, nel 2015, ma sia prima che dopo. Ci stiamo attrezzando perché ci siamo messi d'accordo tutti i vari soggetti al tavolo Expo sui compiti. Noi principalmente oggi svilupperemo, da oggi fino al 2015, svilupperemo i contenuti dell'Expo per attrarre sempre più visitatori, e attraendo molti visitatori da tutto il mondo arriveremo a incrociarli con le nostre imprese. Questa significa ripresa economica e significa internazionalizzazione delle imprese. Attualmente penso che non solo le aziende brianzole, ma tutti si aspettano di capire quali sono le azioni che devono fare e dove li invitiamo per riuscire a giocare un ruolo da protagonisti per l'Expo. Ecco, cominciamo oggi purtroppo questo lavoro perché finora ci si è troppo preoccupati di infrastrutture dell'Expo. Oggi ci preoccupiamo delle nostre aziende e con loro cammineremo passo passo per arrivare pronti all'appuntamento. Siamo con Luigi Ponti, sindaco di Cesano Maderno. Il convegno di questa sera si parla di ripresa economica. C'è veramente questa ripresa economica all'orizzonte o soltanto un modo di parlare? Beh, non c'è ancora, è molto attesa. Non è neanche un modo di parlare, nel senso che, dato che adesso finalmente abbiamo un governo e ci sono delle prospettive sulle quali lavorare, si tratta di cominciare. Noi ci sentiamo pronti per fare la nostra parte. Il convegno di questa sera sarà un'occasione per verificare come insieme, cioè tra chi può proporre un modello e tra chi può operare in maniera concreta, cioè l'impresa, e tra chi può dare un sostegno vero, cioè le istituzioni, insieme si cercherà di capire come lavorare su questo obiettivo che è fondamentale per recuperare posti di lavoro.